Benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Andrea, sono ragazzi, e oggi siamo in un nuovissimo video di FIFA 23 che non porto da tantissimo tempo, perché ragazzi noi ci eravamo fermati con la carriera che è andata un po' male con Fulmine al Brescia. Ma ragazzi, oggi invece iniziamo una nuova carriera, ovviamente sempre con il Brescia, da nuovo allenatore, che in realtà quando fai l'allenatore, come in realtà se te fossi il presidente, quindi sostituiremo quel criminale di Cellino perché sta facendo un casino la Brescia e diventeremo noi i nuovi allenatori barra presidenti del Brescia. Detto questo ragazzi, arriviamo al minimo a 5 like per il prossimo episodio e ovviamente scrivete nei commenti da 1 a 10 un momento quanto vi sta piacendo questa serie, e direi subito di iniziare a creare il nostro tecnico. Siamo lui, vabbè. Segniamo lui, allora. Giorgio Cristofo, mamma che bel nome, zio. No dai, ragazzi, ci sta troppo Giampiero Airboss. Ok, possibilmente non inglese, dannati inglesi, ci siete sempre, incredibile. La I di Italia. Non avete messo la I, ma siete razzisti. Ah, dalla H alla L, quindi ecco, infatti qua c'è la I. Madonna che bastardi, se giuro, se non mettevate l'Italia eravate delusi con incredibili. Per esempio questa. Ui, con lo stemma del Brescia, basta, deciso raga. Con le modifiche, come cazzo faccio i pantaloni, cazzo che uscire anche i pantaloni. Andiamo avanti. Club Reale, ovviamente. Me lo mettete già pro. E la Madonna, il valore del club 37 milioni di euro. Minchia, raga, siamo ricchissimi. Signore e signori, è con grande piacere che vi presento il nuovo allenatore. Airboss, grande, ti stimo. Airboss, cazzo, no, raga, ci sta tantissimo. Allora, io vorrei già fare. Magari raga, andiamo a vedere qualche giocatore. Non ovviamente con un overall troppo alto. Età magari minima, facciamo 19, il massimo 35. E vediamo se ci dà un giocatore ovviamente non troppo forte, da magari sostituire. Allora, ecco, questi qua sono abbastanza già molto interessanti. Vediamo se magari ne becchiamo uno. Allora, io vorrei prendermi un'ala destra. Oh, ecco, raga, l'ho chiamato. Allora, Liel Abada. Allora, clausola rescissoria 19 milioni. Porco zio. Chiediamo di seguirlo. E aggiungiamo la lista di mercato, va bene. Così dai, raga, seguiamo anche questo. E facciamo anche così, perfetto. Un difensore. Difensore centrale, ecco questo. Svincolato ed è Ciproita. Vai, raga. Allora, il portiere lo prendo sicuro. È svincolato. E lo contattiamo, raga, intanto già per l'acquisto. Allora, vediamo quanto chiede, perché ovviamente, raga, non possiamo dargli la cifra più enorme di sempre. Se non riuscire a venire qua, per questo vedetevi, va bene. Se non riuscite a venire qua, per questo prendiamo dell'uno, messo insieme qua, se non riuscite a venire qua. Allora, vuole firmare per 4 anni addirittura. Vabbè, ma se me lo metti così, allora come faccio a non accettare? Ah, però ovviamente, allora va bene. Volevo discutere lo stipendio in altre. Questo vuole 2800 euro a settimana. Allora, lo stipendio, minchia. Allora, calma qua. Io gli darei 10.000
con 15.000, perché cazzo 25.000 raga sono troppi. Io ne do 10.000 e 15.000 bonus ingaggio. Oppure forse 25.000, forse ha senso. No, allora, sai che ti dico in realtà? Gli do come stipendio 12.000 e del bonus ingaggio. Del bonus ingaggio, raga, gliene do 20.000. Vediamo, raga, adesso se accetta. Perfetto, raga, e abbiamo comprato il nostro giocatore di Madonna, raga. Per fortuna ha accettato 12.000. Mi era salito tipo l'ansia che non accettasse. Ok, raga, perfetto. E abbiamo già acquistato il nostro primo giocatore. Vediamo adesso il suo overall. Quello addirittura va bene. Un ottimo affare, grazie mille. Non era necessario. Il suo overall è di 68. Porca di quella troia, perché adesso devo decidere chi mettere appunto tra i titolari. Allora, poi io, raga, sinceramente alla fine mi prenderei tutti e tre alla fine, cioè non è per io vorrei magari togliere dove l'attaccante ecco lui, ma voglio, raga, io voglio fare un colpaccio, cioè non è il colpaccio del secolo, ma raga, se ci riesco è tanta roba. L'ho visto, raga, da uno da appunto Tambu e Salvo, sta roba, raga, sono dei grandi, andatevi a iscrivervi al loro canale, che appunto abbiamo iniziato una nuova collaborazione. Allora, ok, il nome giocatore, raga, questo glielo rubo tipo tantissimo, raga, e sarebbe un Kostić, ciaone. Eccolo, raga, Caio Jorge. E sarebbe un colpaccio, ma di quelli belli, di quelli belli. E raga, noi adesso io ragazzi voglio provare, perché Caio Jorge è un giocatore veramente molto fondamentale. Allora, andiamo all'app del mercato. Te però prendere in prestito, perché non lo so, acquistarlo potrebbe costare davvero troppo, quindi tanto vale, raga, prenderlo in prestito. Ok. Allora, potremmo però fare diritto con diritto di riscatto. Allora, se gioca bene glielo metto con diritto di riscatto, perché lo voglio. Proviamo, raga, proviamo la pazzia. Vediamo cosa dice. Io lo terrei, raga, un anno. Va bene, dai, raga, teniamocelo un anno. Va bene, vediamo. Credo che sono 60-40. Stipendio di 41.000, è tanto questo. Vabbè, raga, sto cazzo! E ci siamo presi Caio Jorge! Ah no, non l'abbiamo ancora preso, lol, no. Vabbè, dai, 16.000. Però aspetta, 16.000. Vabbè, dai, sto cazzo. Let's go! Let's go. Alla clausola il recessore Kostić. Mi ricordo un'altra persona. Allora aspettiamo un attimo. Oddio, mamma mia. Addirittura. Allora. Allora vediamo. No, vabbè, facciamo così, a momento facciamo accetta. Va bene. La durata del contratto, ok. Io, raga, me lo voglio tenere abbastanza, almeno 3 anni.
contratto di 3 anni, perfetto. 5 anni! Dio, ma... Va bene, se proprio vuoi. Zio, se proprio vuoi. Allora. Allora, io propongo raga la clausola rescissoria. Non so di quanto. €100.000, forse sono un po' troppi. 70.000. Va bene. Va bene. E stipendio 1, mo. Ah, gli stipendio, raga, li do. 25.000. Vediamo. Va bene, perfetto raga, e ce lo siamo presi. Ottimo, così raga, me la salita da un'ansia di quelle. Madonna, vi giuro raga, è sempre un'ansia quando dobbiamo comprare i giocatori. E ottimo. Vediamo il suo overall adesso di quanto sarà. È un attaccante. No, lui era... Non mi ricordo di che... Cos'è, come era, non mi ricordo assolutamente. L'inizio del calciomercato è abbastanza ottimo. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo per il secondo episodio, dove finalmente inizieremo a giocare. Bella!